Via Catanoso, presso il Policlinico Universitario di Messina. Siamo già venuti a febbraio qui tra queste case, delle quali molte sono fatiscenti. Dopo il nostro reportage, anche il sindaco Gadeno De Luca, primo tra i tanti sindaci di Messina, gli va riconosciuto, è venuto a visitare questa via ed a rendersi conto di come vivono queste famiglie. A ridosso di queste abitazioni c'è un alveo di un fiume nel quale, quando piove, scorre acqua piovana che porta giù detriti e spazzatura e che fa da tappo alla fine dell'alveo. L'acqua così si alza fino a toccare le finestre di queste case e la strada diventa una trappola pericolosissima. Qua quando scende l'acqua, sai quello che succede, che qua sotto tutti i detriti, si fanno qua i tappi, l'acqua sale, arriva fino a qua e riempie tutto qua e riempie tutto qua fino a sola. Una cosa vicina. Da febbraio non è cambiato nulla e gli abitanti ci hanno richiamato. Buongiorno, la situazione, come lei ben veda, è critica. Noi da tanto che facciamo reclami, che facciamo quello del sindaco, la situazione non cambia. Qua fra poco arriva l'inverno, qua giustamente i miei vicini di casa si allagano perché qua ora comincia a scendere tutta la roba da sporcizia e scende tutto qua a monte e scende a valle. E niente, abbiamo problemi di amianto, abbiamo problemi di stabilità strutturale, ci sono persone che hanno problemi di stabilità strutturale a livello che sono puntellate, gente con muffa, bambini con asma, insomma la situazione è un po'. Mi sembra che a febbraio era venuto il sindaco qui dopo lo speciale che avevamo fatto noi. Sì. Che vi aveva detto il sindaco? Allora, il sindaco è venuto con la sua gentilezza, perché giustamente noi siamo persone civili, non siamo incivili, è venuto, giustamente lui non si sconosceva perché non ci conosce, non conosceva neanche la zona, ci aveva dato prima un po' di tempo per vedere un po' la situazione di tutti, un po' come eravamo qua combinati. Da allora il sindaco giustamente non ci ha dato ancora risposta, dopo che noi siamo andati pure. Siamo andati a luglio, siamo andati due volte per sollecitare almeno la mia situazione, giustamente io parlo per me, che per il fattore che sto crollando proprio a livello strutturale, perché sto arrivando sotto alla mia vicina di casa. Lei è quello che ha la casa puntellata sotto? La casa puntellata, sì, ancora purtroppo non ho avuto risposta di niente. E niente, la situazione è qua, quello che vede, i bambini non possono giocare, topi, zecche, bratte, insomma. Giustamente ora qua i nostri qua vicini si stanno lamentando, dicendo giustamente che fra poco arrivano le piogge e qua giustamente scende tutto il torrente, non sa quello qua che si combina. Grazie anche ai vicini qua di casa che hanno messo queste grade per i bambini, per la sicurezza, che ovviamente qua le benvene sono bambini, pure a rischio che arrivano là sotto. E nulla. Aspetta, vabbè. Sì, stavamo dicendo che in effetti dopo che è venuto qua il sindaco a trovarci, siamo andati noi due volte lì al municipio e lui giustamente ci ha detto di avere pazienza. Noi pazienza ne abbiamo fin troppa e ne continueremo ancora ad avere. Però deve capire la nostra situazione, qua noi viviamo nel terrore, ora sta per arrivare l'inverno e veramente già abbiamo il cuore, agitazione nel cuore, già abbiamo tanta paura perché sappiamo quello che c'è qua ogni anno in inverno. Poi, come diceva il mio vicino di casa, noi abbiamo anche il terrore per il fatto della casa, lui abita sopra di me e il sindaco allora aveva detto che si impegnava lui stesso a risolvere, ad aiutarci a questo problema, però ancora oggi niente, ancora oggi nessuna risposta. Noi ora vogliamo, sempre con la gentilezza e con educazione, rispettiamo quelle che possono essere le difficoltà del signor sindaco De Luca. Dico, li rispettiamo, però siamo qua che ora vogliamo una risposta certa, vogliamo delle certezze. Cioè, andiamo nel tuo specifico. C'è un'emergenza, lui di noi non si deve dimenticare, deve capire questa situazione, questa emergenza, questo rischio prima che veramente succeda qualcosa qua di brutto. Quindi voi chiedete che si pulisca intanto l'alveo del torrente? Pulire credo che non si può pulire perché il signor Cadeno De Luca ha visto la situazione e già con l'assessore Mondello quel giorno avevano parlato a livello di pulizia, ma loro stessi si sono resi conto che pulire era peggio, si rischia non so che cosa, non ne capisco io di queste cose. Perché però l'erbaccia ti tiene un po' l'acqua, ecco, con i detriti magari. L'urgenza qua ci deve togliere, deve mettere proprio, deve capire la nostra emergenza, la nostra urgenza. Di qua non si può più abitare. Non può fare una
Questo è l'alveo del fiume. Praticamente si dice che, in base al sopralluogo fatto qui dal sindaco con l'assessore Mondello, che il vice sindaco, che se puliscono è peggio. Beh, io ritengo che siccome c'è caduta di trascinamento di rifiuti, io non vorrei che qui si faccia un tappo e che sia peggio. Insomma, questo è un, ovviamente io non sono né un ingegnere né un architetto, quindi non posso essere sicuro, però insomma chi ne capisce dica la sua. Non possiamo vivere, non sì, possiamo, perché io soffro pure d'asma e ho la casa che fa puzza di buffa, gliel'avevo detto al sindaco, l'ho fatto entrare un bambino, abbiamo a casa, bambino. Gliel'ho detto, noi e non si può stare, non si può respirare, di dietro proprio c'è, perciò non si può stare, non più. Si può stare più. Noi abbiamo tre minori e qua sinceramente non voglio che i miei figli crescano come sono cresciuta io qua, dico. La verità, poi non so più che dire, speriamo nelle case, solamente questo. Ora noi, un'ultima cosa, noi ci rivolgiamo ovviamente al signor sindaco, abbiamo fiducia in lui perché è veramente l'unico che veramente sta facendo qualcosa per la nostra città e noi lo ringraziamo, però ci rivolgiamo ancora per l'ennesima volta a lui, ci deve aiutare perché siamo veramente disperati, viviamo nella disperazione e ci deve, aspettiamo una parola certa. Noi lo invitiamo di nuovo qua, signor sindaco, a darci una certezza questa volta, una parola che almeno sappiamo e via, ci rassegniamo e via. Certo. Aspettiamo risposte. Una risposta concreta. Poi restiamo sempre qua. Infatti. Giustamente. Io penso sì che ci sono altre zone di risanamento che magari anche loro, poverini, hanno l'emergenza, hanno quello che hanno. Però credo che come questa zona veramente non esistano. Non esistano. Siamo stanchi, siamo stati dimenticati perché questa zona è una cosa allucinante. No, proprio mai nessuno. Non si può. Noi ringraziamo pure il signor sindaco perché è stato l'unico sindaco pure, gentile, la verità, veramente. Che si è interessato. Però siamo stanchi pure noi.